Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle ha accolto favorevolmente questa risoluzione perché finalmente iniziamo a ragionare in un'ottica regionale. Noi fin dall'insediamento abbiamo avuto tra le nostre priorità proprio la tutela dei presidi sanitari più piccoli e decentrati che spesso si trovano in zone montane e quindi vanno a servire appunto gli abitanti di zone che si trovano in delle località che hanno delle difficoltà logistiche di trasporto eccetera, piuttosto che climatiche, quindi possono comportare dei rischi nel caso in cui appunto queste strutture non siano dotate di tutti i servizi necessari alle popolazioni di questi luoghi. Ripeto, questa risoluzione è stata accolta favorevolmente sia per il fatto che finalmente si va a ragionare in maniera allargata e quindi non ad agire sui singoli casi, così come è stata accolta, è stato accolto in maniera molto positiva il fatto che venga ripreso un punto che per noi è fondamentale, ossia la sospensione di ogni intervento nel settore fino all'approvazione di questo piano di riordino ospedaliero che stiamo attendendo. Questo per noi, appunto, ripeto, era un aspetto centrale di tutta la questione, perché mentre stiamo aspettando dall'assessorato, e ci auguriamo che arrivi il prima possibile questo piano di riordino e di riassetto dei presidi ospedalieri di tutta la regione, nel frattempo comunque continuavamo a ricevere segnalazioni di cambiamenti, di potenziamenti, di servizi nei singoli presidi sanitari, e il nostro timore era che poi si venisse a creare la situazione per cui insomma si andava a chiudere il cancello dopo che erano scappate le pecore, così come, insomma, come si suol dire. Con questa risoluzione ci auguriamo, sì, perché così effettivamente se si va ad approvare un piano ospedaliero quando poi i giochi eventualmente sono stati fatti, sarebbe, insomma, sarebbe completamente inutile. Comunque, ritornando alla risoluzione, noi abbiamo presentato anche un emendamento, a dir la verità due. Il secondo va a rimarcare l'aspetto di agire in particolare sui punti nascita. Il primo riguarda appunto la conferenza Stato-Regioni, perché chiaramente, visto che i parametri per quanto riguarda i punti nascita sono stati dettati dalla conferenza Stato-Regioni, riteniamo che la Giunta debba andare ad agire anche in quella sede, in modo tale che, come ha già preannunciato prima il consigliere Del Monte, non sia tanto la struttura in sé a dettare parametro, ma la mano che opera, l'equipe che opera, perché in realtà insomma, sono le esperienze professionali che fanno la qualità del servizio, chiaramente in maniera congiunta con quella che è la struttura sanitaria, l'attrezzatura naturalmente, non vogliamo andare a dire che sia solo la mano che opera a dettare le condizioni di sicurezza, però sicuramente l'esperienza dell'equipe professionale è molto importante rispetto al mero dato del numero di parti che fa una struttura durante l'anno. Quindi questa è l'unica correzione che chiediamo all'interno di questa risoluzione, che, come ripeto, abbiamo accolto molto favorevolmente perché inizia a dare un'ottica più generale e a bloccare intanto una situazione sulla quale ci auguriamo si continuerà a lavorare in maniera condivisa. Grazie. Brevissimamente, in riferimento all'emendamento 1 del Movimento 5 Stelle, mi ricollego anche all'intervento del collega Taruffi per dire che comprendiamo benissimo lo spirito dell'emendamento, ma proprio per non inficiarne la praticabilità delle soluzioni proposte, appunto, proponiamo di farlo evolvere nell'impegno concreto di ricercare soluzioni che siano appunto frutto del coinvolgimento degli enti locali e delle realtà territoriali. Grazie. Vista la disponibilità a lavorare in maniera più approfondita e soprattutto condivisa sull'argomento, insomma, la prendo come una dichiarazione ufficiale, visto che è stata fatta in quest'Aula, ritiro per ora l'emendamento per poi lavorare appunto in maniera più approfondita, condivisa e anche coinvolgendo i territori sulla questione. Riguardo all'assessore, ringrazio per essere stato qui ad ascoltare. Francamente anch'io avrei preferito un intervento da parte dell'assessore, se non altro perché, anche se alcuni concetti li ha già espressi in passato, repetita iuvant, quindi saremmo stati ben felici di ascoltarla nuovamente, però va bene così, ne prendiamo atto. Grazie.